questo pronunzio non ha due giorni per parlare di cibo, ma per parlare anche di riutilizzo del cibo in virtù di un atteggiamento solidale verso chi il cibo non ce l'ha. Sì, questo nostro seminario, il quinto che viene organizzato, si caratterizza per mettere insieme sicurezza alimentare e nutrizionale in favore delle classi più povere, soprattutto quelle che ricorrono alle mense sociali caritatevoli. Bisogna assicurare a loro un cibo sano e sicuro, ma anche che sia nutrizionalmente giusto, equilibrato per poter andare avanti con la salute, perché le classi povere sono quelle che campano meno e campano male, quindi è una questione anche di equità sociale oltre che di sicurezza alimentare e nutrizionale. Praticamente, come conciliare il benessere del cibo, quello alimentare, con la possibilità di condividerlo con chi non ce l'ha? E noi sappiamo che per esempio Foggia è una delle città che serve 180 pasti solo al conventino a sera per i poveri. Sì, noi abbiamo iniziato in maniera strategica con il compianto presidente delle ACLI provinciale Fabio Carbone questo percorso Rebus, che è un progetto nazionale delle ACLI, anche implementando su Foggia una collaborazione stretta con il servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, proprio per garantire un cibo sano e sicuro, ma soprattutto che sia nutrizionalmente equilibrato. E quindi faremo una formazione a tappeto per tutte le mense sociali, ma in particolare garantire che questo avvenga per tutti coloro che si trovano in condizioni di bisogno, non solo nella nostra città ma in tutta la provincia di Foggia. Oggi e domani, un motivo da dare alle persone per venirvi ad ascoltare, per sentire i tecnici e per, perché no, soddisfare una curiosità, quella domani della tecnologia delle stampante 3D, qual è possibile impiego con gli sprechi alimentari, per cui uno viene a chiedersi che c'entrano le stampanti 3D con gli sprechi alimentari. I nostri seminari si sono sempre caratterizzati a doppia faccia tra chi operativamente lavora nei servizi del sistema sanitario nazionale, del servizio sanitario nazionale, di chi si occupa poi dell'operatività quotidiana e chi invece in accademia studia questi problemi in maniera approfondita da un punto di vista scientifico. Abbiamo sempre messo insieme questi due polmoni attraverso cui respira la sanità pubblica e l'igiene pubblica, e in sostanza quest'anno, aprendoci al mondo dell'associazionismo, in particolare alle ACLI, all'Associazione Cattolica Lavoratori Italiana, mettiamo in campo tutte le forze sociali e nostre, quindi accademiche e di operatori sanitari, per poter affrontare il problema di un cibo sano, sicuro e accessibile per tutti. La stampante 3D rappresenta una frontiera in avanguardia anche per ridurre lo spreco alimentare, produrre il cibo che sia sano e sicuro in quantità sufficiente. E questa è una tecnologia nuova, pubblicata da poco in letteratura scientifica da una delle punte di diamante della nostra accademia, dell'Università di Foggia. È stata messa a punto dai laboratori della professoressa Severini, che ha impegnato tantissimi ricercatori. Le evidenze sono ottime, anche le pubblicazioni sono ottime, quindi domani ne parleremo con loro, domani mattina.